Globetrotters. Siamo con Enrico Ferrari, manager italiano degli Harlem Globetrotters e organizzatore, giusto Enrico, per di questa tour italiano 2015? Sì, dunque io sono 11 anni che mi occupo di organizzare il tour italiano degli Harlem Globetrotters. Appunto, sono stati 11 anni di successi, insomma, torniamo per la quinta volta a Roma in 11 anni, quindi un anno sì, un anno no, siamo qua, insomma. E sono molto contento per stasera perché è un tutto esaurito. Siamo al Palazzetto dello Sport. Palazzo Tiziano. Eccoli che urlano. Si stanno gasando. Sì, sarà un bellissimo spettacolo, la gente sarà felicissima e sono molto contento di questo risultato in termini di pubblico. Parliamo di questo incontro con il Papa, Enrico. Un incontro importante. Direi eccezionale, unica, insomma, ecco. Ho avuto modo di presenziare mercoledì insieme a quattro giocatori, a quattro star degli Harlem Globetrotters, sia ai dirigenti americani, all'incontro con il Papa. È stato veramente incredibile. Perché gli Harlem Globetrotters non è solo spettacolo, ma è anche beneficenza, e anche aiutare il prossimo. Noi quest'anno facciamo una donazione alla Fondazione Candido Cannavò, che è la fondazione della Gazzetta dello Sport, che si occuperà di fare un programma di integrazione sociale dei ragazzi disagiatati di Milano, delle scuole di Milano, insomma. Questo tour italiano, prima c'è stato a Bologna o a Milano, prima di qui? Milano? No, abbiamo fatto Milano, poi adesso Roma. Maggio, Roma, oggi, diciamo domani sera a Bologna e chiuderemo domenica a Cuneo. Abbiamo fatto eccellenti risultati in termini di pubblico in ogni città. Per quanto riguarda il discorso dell'incontro col Papa, è stato incredibile perché abbiamo avuto modo di conoscere, diciamo, la persona probabilmente più importante al mondo, rappresentante della religione cattolica, di cui sono cattolico personalmente, e tanti altri ragazzi degli anni lo sono, e quindi è stata veramente una grandissima esperienza per noi. E dunque, oggi Pala Tiziano pieno, il Papa ha anche giocato con la palla da pallacanestro, abbiamo visto le foto. Sì, il Papa ha giocato con un pallone perché c'è stato un giocatore della squadra degli Harlem, che Herb Lang, che ha fatto girare la palla sul dito come maestro, lui è capace di farlo, l'ha fatto provare anche a Santo Padre. Quindi, insomma, il giocatore clou di questa sera da ammirare degli Harlem chi è? Ce lo puoi indicare? Ecco, ne abbiamo visto uno passare. Ce ne sono tanti, sono grandi schiacciatori, c'è Ant che è un grande palleggiatore, uno showman, e c'è Bull, vedete Bull giocare, che è un grandissimo schiacciatore, fa anche delle cose incredibili col canestro. Non voglio anticipare molto, ma insomma giocherà addirittura sopra il canestro, fa delle cose straordinarie. Ah, ecco, ce ne puoi chiamare uno che se può venire. Non li ho già chiamati, non so se saranno pronti. Lo stiamo aspettando, si stanno riscaldando. Vediamo un po' se viene. Eccolo, sta scendendo, eccolo qui. Firefly. Sì, Firefly, cioè Lucciola. Lucciola. Hi, how are you? Welcome to Rome. It's very, we are very proud to meet you. Do you love Rome? Oh yeah, this is my first time here, so you know I'm actually enjoying it. È stato anche lui dal Papa. Have you been to Pope Francis? You never met the Pope? No, I haven't. I've just got my teammates. Sì, sono stati altri suoi compagni di squadra che adesso sono in spogliatoio a riscaldarsi, che hanno avuto l'onore di incontrare il Papa. Ok, can you play with your ball? Just a second. Yes. Can you? Oh, thank you very much. Wow, great show. Thank you. Yeah, of course. I never tried. Non ho mai provato in questi anni a fare il giochino con la palla. Ah, prima volta. Okay. In esclusiva. Wow, thank you very much. Nome Lucciola in inglese. No, lui è Dizzy. Ah, Easy. No. Dizzy. Dizzy Gillespie, the trumpet man. Okay. What do you love in Italy? What the best you love in Italy? Food. It's like original spaghetti here. Original spaghetti. Spaghetti. Pasta. Yeah, pasta. Italian pasta. Pizza also. Yeah. Okay. Thank you very much. We wait you
we want to watch you playing the match. Of course. Yeah. You guys enjoy the game. Okay. Thank you very much. Gigi, one moment, please, for me. Yeah.